Oggi mi sembra un ottimo giorno per stupire, divertire ed ispirare. Lo farò andando a Collepasso, il paese a cui mi reco per tre motivi principalmente: la pizza all'ortica del Parsifal, l'affascinante tradizione di Santo Lazzaro e Daniele, il mio parrucchiere. Un quarto motivo per andare a Collepasso, sento che sarà lui, Don Antonio, il nuovo e promettente sacerdote di Collepasso. Ci conosceremo con una serie di domande e risposte che da sempre mi piacerebbe fare a un prete. Eccoci qui, siamo a Collepasso e siamo, diciamo, utilizziamo un termine un po' pesante, ma te lo meriti tutto, al cospetto di Don Antonio. Don Antonio è un sacerdote che ho voluto in un certo senso intervistare, anche se poi questa non sarà una vera e propria intervista, ma sarà un dialogo conoscitivo e spero anche costruttivo, non solo per noi protagonisti, ma anche per gli spettatori, per coloro che se lo godranno. Perché sono qui da te, Don Antonio? Anche se poi ci conosciamo davvero pochissimo, praticamente abbiamo parlato in tutto meno di 10 minuti da quando ci conosciamo, quindi siamo proprio novelli nel conoscerci, diciamo così. Sono qui perché una volta mi hanno detto: guarda, Collepasso è cambiato il sacerdote. Allora ho detto: dai, andiamo a vedere. Io sono sempre molto incuriosito da questo tipo di figure, insomma. Io ho detto: voglio conoscere il nuovo Don Antonio, diciamo così, ecco. E quando sono venuto alla tua messa c'è stata una, come si può dire, una scena che mi ha letteralmente folgorato, ovvero quando stavo arrivando a messa, fuori dalla chiesa, per ultimi, stavano entrando circa 3 o 4 ragazzini, sai, i soliti che solitamente non avresti visto alla messa della domenica. Anzi, diciamo che i soliti che io non ho mai visto in una messa a Collepasso. E quindi sono entrato, ho visto questi ragazzi che si posizionano, ho ascoltato la tua messa, che devo dire è molto accessibile per tutti, sa insegnare tanto, sa trasmettere la spiritualità di cui si vede sei ampiamente guidato. E la cosa che questi ragazzi mi hanno lasciato un po' così di stucco è il fatto che partecipavano veramente tanto, soprattutto durante la tua omelia, quando hai utilizzato i supereroi per poi spiegare le figure dei santi e quant'altro. Quindi il vedere utilizzare da parte tua questo linguaggio così moderno e così efficace mi ha letteralmente folgorato. Poi c'è stata un'altra scena, e quella è stata proprio secondo me la scena più sacra, ovvero questi ragazzi che durante la comunione si alzavano dal banco, quindi non era la solita messa che vanno a prendere la comunione, diciamo così, i fans più sfegatati, io li chiamo con questi termini, ma sempre con tutto rispetto, ci mancherebbe. Ma appunto vedo questi ragazzi che si alzano, vengono a prendere la comunione e nel tornare fanno una cosa che mi ha fatto ridere tantissimo, perché sicuramente gli si era attaccata al palato, e li vedo questi ragazzi qui con sta comunione così. Questo per me è stato un momento proprio di accessibilità, di gioia, di vedere la Chiesa che attraverso le nuove generazioni prende nuovamente forma, ma più che la Chiesa, il messaggio della Chiesa e di Cristo che si materializza. E quindi ho detto: perché non andare a conoscere meglio Don Antonio attraverso una serie di domande? Quindi ti ho preparato 9 domande, di cui oggi le andremo a sfogliare una dopo l'altra e vediamo se vediamo quanto riuscirà a conoscerti meglio e quanto riusciranno anche a conoscerti chi vedrà il video. Don Antonio, smetto di parlare, sono molto loquiardo qua. Prima domanda: come sei arrivato fin qui? Cosa ti ha spinto ad essere ciò che sei? Ecco, anzitutto penso che tutto sia scritto nel progetto di Dio, quindi se sono qui è perché il Signore, tramite il Vescovo, tramite e le persone che mi sono accanto, ha voluto questo per me. Certamente devo guardare la mia vita e devo sempre ringraziare il Signore, soprattutto perché Lui mi è stato sempre accanto. Io sono entrato in seminario da bambino, quando avevo 12-13 anni, e poi nel tempo ho maturato naturalmente questa scelta. Io vedo come un momento importante della mia vita un passaggio decisivo quando a 18 anni è nata mia sorella. Abbiamo 18 anni di differenza, e questo evento io lo vedo come una sorta di faro di luce nella mia vita, come se il Signore mi avesse voluto dire: ecco il segno
che tu devi perseguire, che devi continuare la tua strada, e questa luce la porto ancora con me ogni giorno e ringrazio il Signore per questo. Poi nella preghiera, nelle varie cose che ogni giorno vivo, questa chiamata del Signore la sento ancora forte dentro di me e spero di poterla avere sempre lungo il mio cammino. Comunque, dire perché sono qui sarebbe quasi andare a voler sfidare Dio, no? Lui ha voluto così, accetto la sua volontà e sono contento di questo dono che mi ha fatto di stare qui in mezzo a questa bella comunità. Davvero, davvero un bel motivo questo della nascita, diciamo così, di tua sorella, a quanto ho capito, è avvenuta quando tu avevi 18 anni. Quindi è figo perché la maggior parte delle volte, diciamo, ci si avvicina, o almeno da quello che ho sentito, ci si avvicina alla fede sempre per una chiamata che sembra molto più mistica di quanto poi è stato descritto invece, appena descritto da te, oppure per motivi tragici, quindi no, magari la mancanza di qualcuno mi ha avvicinato alla fede, vedi? Io nella vita ho sempre, in un certo senso, associato il bisogno materiale, diciamo, delle cose nella vita che noi possiamo avere, al bisogno di fede. Infatti mi sono sempre detto, ah, se c'è una persona che comunque non ha bisogno di andare a messa, non ha bisogno della fede, sono proprio i bambini. Questo è un mio pensiero che avevo avuto, perché hanno già i genitori che li proteggono. Questo perché erroneamente, ora di fronte a te, mi rendo conto che associavo la chiamata alla fede ha un fattore sbagliato, che non può essere sempre la morte o qualcosa di troppo mistico o un interesse. Tu l'hai associata a qualcosa di bellissimo, che è la nascita, la vita e la nuova occasione. Grande, grande, mi hai emozionato con questa motivazione, non me l'aspettavo, sinceramente. Seconda domanda. Le chiese, come molti luoghi di culto, sono dei veri e propri musei gratuiti. Quali consiglieresti di visitare e perché? Allora, devo dire questo, che questa domanda mi ha molto colpito. Un po' sono ritornato con la mia mente ai vari luoghi, alle varie chiese che ho visitato in tutti questi anni. Però, se dovessi dire delle chiese proprio capolavoro che io consiglierei di visitare, che sono a 4 passi da noi, consiglierei di farsi una bella passeggiata a Otranto. Perché le chiese di Otranto sono fantastiche. Io ho trascorso molti anni della mia vita tra il seminario e poi gli studi e poi l'aiuto anche nei vari incarichi che ho avuto a Otranto. E avevo modo proprio di passare ore liete nelle chiese di Otranto. La chiesa più bella certamente è la cattedrale che tutti conoscono. Poi c'è la chiesetta della Madonna dell'Alto Mare, che è un'altra chicca, potremmo dire, di Otranto. La chiesa dove attualmente sono le nostre sorelle Clarisse sul colle della Minerva, dove avvenne l'eccidio dei martiri, altro spettacolo. Ma c'è una chiesa che a Otranto è quasi sconosciuta perché è piccola ma antica, del IX-X secolo, la chiesa di San Pietro, completamente affrescata, una basilica bizantina, ma bellissima. Ho celebrato dei matrimoni, anche qualche messa. Veramente hai la gioia di celebrare lì con questi affreschi così antichi e fantastici. Quindi, se dovessi avere del tempo, andate a visitare questa chiesa, oltre alle tante bellezze di Otranto. Questo vi consiglio. Una risposta perfetta e completa, perché a parte che mi hai dato l'idea di fare un articolo che sia un tutorial appunto su come organizzare questo tour ecclesiastico, chiamiamolo come tour di Otranto, e tra l'altro sono molto 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 d'accordo con te sulla scelta del paese, perché hai risposto perfettamente alla domanda, in quanto poi era basata, no, sui musei a cielo aperto, e Otranto ha una storia veramente antichissima con i martiri. Una storia che solo visitando appunto le chiese o anche guardando i fantastici mosaici a terra, mi sa che la Chiesa dei Martiri è uno dei mosaici più grandi d'Europa, Sì, 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 forse sì. a terra, dove è disegnato appunto l'albero della vita, se non erro, è già quello, diciamo, è un racconto storico di eccellente bellezza che tutti dovrebbero goderne in pace e secondo me dovrebbero goderne anche all'infuori di quella verve turistica, diciamo così, cioè andare lì, sedersi un attimo, a prescindere se uno creda o meno, la chiesa secondo me è un posto che accoglie tutti, a prescindere dalle differenze, anzi. Ok, andiamo alla terza domanda. In un'era dove le arti orientali, come la meditazione o lo yoga, hanno conquistato l'Occidente, credo che la preghiera e l'adorazione eucaristica possono fare altrettanto, divenendo per molti pratiche per rilassarsi e cercare la consapevolezza. Quali
Qual è la preghiera con cui ti rilassi spesso e quale quella che ti aiuta a riflettere? Nel giorno dell'ordinazione, il nostro vescovo, oltre alle varie consegne e promesse che chiede di fare, ce n'è una in particolare che sarebbe la liturgia delle ore, no? Praticamente noi ogni giorno siamo invitati dalla Chiesa a pregare con la liturgia delle ore, che scandisce la giornata, al mattino, a mezza giornata, alla sera e poi prima di andare a dormire. E nella ricchezza di questi testi liturgici c'è tutta la nostra vita, nei salmi, nella parola di Dio che continuamente leggiamo, negli scritti dei padri della Chiesa. Io sinceramente ritorno spesso su queste pagine tutta la giornata perché sono di una ricchezza incredibile. E poi abbiamo la sorgente di tutto che è la Santa Messa. Non ho parole per dire, cioè anche pensare di che una persona come me, dico scasciato nel senso che ci sta, che possa celebrare l'Eucaristia, spezzare il pane e donarlo alla gente, quello penso sia il dono più grande. Quindi più rilassamento di quello ora non so. Poi abbiamo tante forme di preghiera, però nella liturgia delle ore, nella preghiera del rosario e nella Santa Messa penso sia racchiuso tutto del vivere cristiano e del vivere anche con questo senso di pace dell'anima. Diciamo che in questo caso, vedi, hai fatto un ottimo esempio con l'Eucaristia, no? Quando hai utilizzato il termine lo scasciato, praticamente. Guarda, andiamo a tradurre come termine scasciato, appunto, in salentino, vale a dire il rotto, ma non solo rotto, è quel rotto un po' rovinato, un po' grunge, come direbbero gli inglesi, no? E quindi questo mezzo che è l'Eucaristia, che in un certo senso può trasformare in un certo senso anche uno scasciato nella persona più grande che in quel momento celebra la messa e trasmette la grandezza stessa. Quindi la grandezza dell'Eucaristia effettivamente può essere, un ottimo punto da avere come direzione su cui puoi viaggiare, perché veramente questa idea di grandezza cosparsa, questa grandezza distribuita a tutti, forma poi quello che è l'idea di equità, che sicuramente in una società come quella moderna più equità farebbe certamente meglio. Con il suo arrivo, questa chiesa si è riempita di giovane entusiasmo, oltre che di persone. L'hai curata dal distacco spirituale di molti cittadini, fedeli. Come si possono scoprire e curare in azioni concrete le comunità malate di indifferenza? Ecco, questa è una domanda complessa, ma allo stesso tempo bella, perché ci fa guardare poi non soltanto alla realtà di Collepasso, ma poi a tutta la Chiesa e alla realtà italiana del momento. Credo che quello di cui abbiamo bisogno come Chiesa oggi sia riscoprire, ce lo sta dicendo anche il Papa in tanti modi, la prossimità, cioè il farsi vicino alle persone, anche in un tempo come quello della pandemia, in cui la distanza è importante ed è fondamentale. Oggi sentirsi vicini ai fratelli, far percepire anche la propria presenza di sacerdote, ma di uomo, di cristiano, sia la cosa più importante. Ecco perché allora non vedere solo il sacerdote come l'uomo del sacro, ma vederlo come la persona che è disponibile 24 ore su 24 per la comunità. E allora se il bambino ti vede così, il giovane ti vede così, la famiglia ti vede così, l'anziano ti vede così, forse stai rendendo un servizio buono e quindi la comunità diventa più accogliente. Dobbiamo recuperare questa categoria. Fratelli tutti, come l'ultima encicla del Papa, significa questo. Nonostante le nostre differenze, difficoltà, siamo tutti fratelli prossimi del nostro vicino. Questo cerco di fare, e tanti sacerdoti fanno questo, rubando forse la scena a questa indifferenza di cui hai parlato nella domanda. È vero, c'è anche da dire che, ad esempio, io, essendo cresciuto in un altro paese vicino a questo, sono cresciuto a Cuffano, e tante volte quando si parla, nel mio paese come in tanti paesi, si parla di divisioni interne al paese, si menzionano sempre i sacerdoti, quindi stanno con Don Guglielmo, quindi stanno così, perché si formano un po' delle fazioni, cioè amichevolmente parlando, no? E in quel caso si va a seguire quello che era il motto, mi pare, di Giulio Cesare, che diceva dividi et impera, no? Quindi comunque le divisioni. Invece nel tuo caso, con la tua risposta,
hai espresso un concetto bellissimo che è il sacerdozio che non sia sinonimo di divisione, ma di, appunto, di uguaglianza, di unione. Questa è una cosa davvero, davvero bella, anche perché comunque diciamo che con il tuo arrivo in questa chiesa ci sono molte più persone senza averne perse per strada, quindi non è che se n'è andata una fazione, quella che è arrivata è molto più ricca, hai solo aggiunto senza togliere niente. E io mi complimento con te per questo, perché non deve essere una cosa facile avere a che fare con una comunità di persone e soprattutto essere il rappresentante di qualcosa di spiritualmente molto alto, che è proprio appartenente alla storia di ognuna di queste persone del paese, perché poi non è che si dice stiamo parlando con semplice persona. Parliamo con persone che hanno padri, nonni, genitori e parenti in cui tutti hanno creduto in Cristo. E quindi veramente, veramente complimenti per la tua opera fatta sinora e auguri per quella, diciamo così, che verrà. Hai menzionato prima Papa Francesco, persona che io stimo veramente tantissimo, e ho una domanda proprio su di lui, anche se poi è una domanda indiretta. Te la faccio. Papa Francesco è quanto di più vicino alla figura di Cristo? Inclusivo, ribelle, aperto e coraggioso. Come commenta chi lo disprezza per questo? Quasi non mi verrebbe da commentare, nel senso che è un errore, no? Giudicare sempre l'operato degli altri è sempre sbagliato, perché poi uno, no? Questo è un ottimo concetto, giudicare solo per giudicare, dici, quando giudice è distruttivo, automaticamente si mette dalla parte dell'errore. Io penso che le azioni del Papa siano azioni dello Spirito, cioè il Papa non è che dice o fa una cosa senza pregare, quindi qualsiasi cosa che lui dica, scriva, faccia è guidata dallo Spirito, e il Papa è un uomo dello Spirito, cioè io santi vivi ne ho conosciuti tanti, no? Ma come Papa Francesco, ripeto, non lo so, ho avuto l'esperienza di incontrarlo personalmente, avevo in mente di dire tante cose, ma io non sono riuscito a dire niente, cioè io proprio ero un baccalà, nel senso proprio bloccato, avrei voluto dire preghi per me, ho avuto proprio un momento di, cioè mi sembrava di vedere come Cristo in terra, veramente, una, per questo vi dico, quando uno critica il Papa, forse dovrebbe rivedere tante cose anche della propria vita. Diciamo, sei stato coerente durante l'incontro, perché paragonandolo a Cristo, immagino che il tuo dialogo con Cristo sia la preghiera, e in un certo senso la preghiera, quando uno lo fa da solo, sia anche un po' il silenzio. Quindi una volta visto con il Papa, quello stesso istinto al silenzio si è manifestato. Io ricordo che non avevo in mente tante cose, dico, dirò questo, dirò questo. Sarà durato uno o due minuti l'incontro, non è stato un incontro. Però io proprio non parlavo, non ero bloccato, no, non so, era... Che figura hai visto dal vivo? Io non immagino molto figo Papa Francesco, nel senso molto con una verba veramente... Molto diretto, all'epoca ci si poteva abbracciare il Papa proprio... Wow! Infatti conservo questa foto, forse ho 10 copie, che stanno sparse una a casa, una su, una qui, e di questo abbraccio che... Quando penso all'abbraccio penso a quello del Padre Misericordioso del Vangelo, che abbraccia il figlio che ritorna a casa. Il Papa mi ha dato questa impressione di calore umano abbastanza forte. Sono molto, molto felice, spero che molte persone riescano ad avere, diciamo così, la fortuna, anzi più che la fortuna, la sensibilità di un giorno incontrare una persona e un abbraccio simile, che sicuramente fa crescere molto più di altri gesti. Tante volte vedi, ci sono dei gesti cattivi che nella vita di ognuno ci portano ad essere sempre più tristi. Forse la preghiera può essere questo, allenare la propria sensibilità alla positività e alla bellezza di ogni giorno, per poi accorgersene quando avviene. E un'altra domanda, questa è un po' spinosa come domanda, nel senso, lo dico, questa è una delle classiche domande che mi facevo io nel mio periodo di protesta e basta, diciamo così. Perché un sacerdote o una suora può parlare di famiglia intesa come nucleo familiare, quindi padre e i problemi della famiglia, nonostante non ne abbia una sua? Ah, qui la classe è come... Vabbè, se si manca d'esperienza, come si fa a parlare di famiglia? C'è da dire che noi non abbiamo una famiglia, no? Però fondamentalmente veniamo da una famiglia. Cioè, nel senso, io ho mia madre, mio padre, mia sorella e mio fratello. Viviamo insieme, nel senso che abbiamo una casa insieme,
quindi sono inserito all'interno di una famiglia, cioè vedo le dinamiche della famiglia, mia madre e mio padre non è che vanno tutti i giorni d'accordo, ogni tanto ci sono i litigi tra fratelli, ci vogliamo bene, però sai, ognuno spesso può invadere lo spazio dell'altro, quindi, sì. Quindi non hai una famiglia tua, che non hai dei figli tuoi, una moglie, però fondamentalmente stai in quella famiglia, vedi come funziona. Poi la Bibbia è ricca di storie di famiglia. Ok. Quindi la famiglia di Nazareth, come diceva Checco Zalone, non era come tutte le famiglie, no? Cioè, c'è quella famosa battuta che ha. Sì, quindi sì. L'esperienza poi si fa conoscendo le persone. Ora io sto parlando con te e io dalle tue parole capisco tante cose, no? Tu hai una famiglia anche, no? Sei fidanzato, non so. E da te apprendo qualcosa, poi viene un'altra famiglia e ne apprendo un'altra. E quindi dall'insieme di tutte queste famiglie, pur non avendo una famiglia, mi sento parte. Quindi, di poter anche dire qualcosa alle famiglie. Diciamo, vedi, nella tua risposta, io mentre mi rispondevi, mi sono fatto un po' un autoragionamento praticamente. Mi sono detto, vedi, il mio errore è stato vedere il giudizio nel consiglio di un sacerdote quando si parlava di famiglia, perché la tua risposta è veramente molto carica di umiltà. In un certo senso è come se racchiudessi il fatto di dire, se io conosco un messaggio, il messaggio appunto di Cristo, il messaggio del Vangelo, e tutto lo riporto solo alle orecchie di chi comunque mi ascolta, non niente più. Quindi è un consiglio che si dà senza presunzione, e quindi parlando senza presunzione e senza il giudizio di cui parlavamo prima, si è in un certo senso liberi di consigliare. Quindi a questa domanda, dopo tanti anni, a 34 anni, posso finalmente dire mea culpa, era solo una questione di... E come si può dire? Hai visto, la risposta viene data da uno più piccolo di te. Vedi, visto, vedi, perché non l'abbiamo detto prima, ma io ho 34 anni, tu ne hai 31 anni, quindi vedi, cioè, ho imparato da una persona più piccola di me e da cui non mi aspettavo di imparare. No, ci mancherebbe, io sono sempre qua positivo con questo, cioè credo che se si impari solo da una determinata categoria di persone o di situazioni, allora sarebbe molto semplice crescere, ma la crescita è un atto difficile proprio per questo, perché non c'è scritto da nessuna parte quali siano le istruzioni giuste da seguire e quant'altro. Ok, la domanda difficile l'abbiamo, cioè, no, difficile, la domanda un po' così spinosa e l'abbiamo superata. Ora c'è una domanda tecnica che io mi chiedo da tanto, da eterno innamorato delle curiosità e delle storie, e anche della storia della Chiesa. La Chiesa ha una storia ricca e piena di tutto, compresi fatti e avvenimenti che sono la prova della debolezza dell'animo umano. Perché al Catechismo non si insegna la storia della Chiesa o dei Santi, oltre al Vangelo? Non renderebbe tutto più interessante e umano? Ecco, qui devo dire che forse rispetto agli anni in cui magari tu hai fatto il Catechismo, ora... Che erano tanti anni fa, ma abbiamo detto pure l'età, quindi cioè, non è passato già qualcuno. Almeno 25, 20. Almeno, sì, sono quelli più. In quella Catechesi si è evoluta, no? Ha fatto passi da gigante, quindi adesso... Il Vangelo è sempre il faro, il punto di partenza, però se quel Vangelo poi non si concretizza in storie di vita pratica, resta, no, magari sul piano teorico importante, però non incarnato. Al Catechismo oggi come oggi la catechesi esperienziale, testimoniale è fondamentale. Esperienziale, cioè io in prima persona come posso vivere il Vangelo, quindi atteggiamenti di vita, e questo si è maturato molto. E poi testimoniale, perché a partire dal Vangelo si collega a tante storie di santità quotidiana o grande santità, sì. E quindi questo adesso c'è nella catechesi, le storie dei santi sono fondamentali. Per dire, anche io a scuola ho insegnato in questi anni, e proprio nel programma anche scolastico è inserita la storia della Chiesa. Nelle scuole medie si è proprio previsto addirittura un anno intero dedicato a questo, quindi si è rivalutato tutto ciò, forse a partire proprio da quello che dicevi, una carenza rivista, perché comunque la Chiesa, no, è sempre in continuo fermento e continuo cambiamento, sì. E adesso si è attualizzata a partire anche da questo, Vangelo, storie di vita concreta e poi esperienze per tutti i ragazzi, tutte le fasce di età. Sì, effettivamente poi ci sono, diciamo, io ti ho fatto questa domanda perché, come ti anticipavo prima, a me è piaciuto molto studiare, e tuttora comunque sono molto incuriosito da quella che è stata la storia della Chiesa. Vedi, facevo questa domanda perché molte volte è come se alcune informazioni in un certo senso si celassero, e chi vuole remare a sfavore, chi volesse comunque criticare, quindi criticherebbe oggi la Chiesa, domani qualsiasi cosa altra,
ha delle, come si può dire, delle munizioni da usare, no? Ad esempio io penso alla nascita dell'anno giubilare, del giubileo, penso a tutte queste occasioni, spiegarne in un certo senso la nascita non farebbe male. Poi molti dicono, ah, ma la Chiesa c'ha un sacco di soldi, non pensando al fatto che se io in un certo senso voglio esercitare un potere in modo buono, no? Un potere, quello di poter aiutare, no? La parola potere, no? Si usa proprio questo, devo in un certo senso avere i mezzi per farlo. Sì, a proposito di questo, anche è vero che magari ci possono essere soldi, però come tu hai visto aspettando, è cioè, proprio chi bussa la porta e ha bisogno, e diciamo no, vai via. Cioè. Esatto, io guardo dalla mia esperienza, una volta ti racconto la mia esperienza. Ho vissuto 2 mesi e mezzo in un convento di suore a Roma, proprio alle spalle di San Pietro, no? E quindi quando sono andato lì mi hanno spiazzato letteralmente, perché io vivevo lì e ciò che mi era richiesto era di dare una mano in tutto ciò che potevo, quindi dare una mano veramente in tutto ciò che c'era da fare, dalla spesa e quant'altro, ma non con quel senso di dovere dettato da un contratto, ma con quel senso di dovere dettato dall'umanità. E lì ho capito veramente questo, ho detto, cavolo, vedi, sì, c'è un potere, ma se questo potere non ci fosse, loro non potrebbero in un certo senso aiutare me. E sono stato, non so se lo conosci, da Santa Paola Frassinetti, che aiutava praticamente, una santa che aiutava le ragazze in difficoltà, le ragazze che poi finivano, diciamo, nel giro della prostituzione e quant'altro. Quindi vedi, anche questo, il Papa gli donò questa chiesa e questa struttura vicino al Vaticano, proprio per dargli l'opportunità di avere un punto. Quindi questa è una cosa che secondo me bisognerebbe proprio insegnare, a dire la Chiesa sì, ha utilizzato strumenti che sono umani, è stato anche uno Stato fondamentalmente, quindi come uno Stato detiene quelle ricchezze dello Stato, però non conta il fatto di quello che hai, ma di come lo usi. E io posso dire di essere stato testimone di entrambe le esperienze, sia quella lì completamente cattiva, siete ricchi, e sia quella che, come giustamente facevi notare, ho visto oggi da te, lo dico tranquillamente, nel momento in cui sono entrato, ho avuto il tempo di fare tutte le riprese e quant'altro, poi c'è stata una persona bisognosa che con molta discrezione è venuta da te, diciamo, a risolvere il suo problema, almeno quotidianamente, il suo bisogno. Quindi sono molto contento anche di queste risposte, stiamo facendo propositivi da tutte le risposte e questa è una cosa fighissima, credo che dopo questo video ne faremo altri, sicuramente altre iniziative, perché c'è un buon spirito. Grazie. Allora, penultima domanda, quindi siamo quasi alla fine. Molti usano la fede come fosse un lasciapassare per comportamenti, permettimi di dirlo, da stronzi. Come ad esempio chi la domenica, dopo essere uscito da messa, sputa odio sul diverso. Qual è la chiave, secondo te, per trasformare la fede da un vanto vanitoso a uno strumento per abbracciare davvero il prossimo? La chiave è nel Vangelo e nella frase di Gesù che riportava da Matteo. Ogni volta che avete aiutato un fratello diverso, che aveva fame, che era nudo, che era in carcere, che era malato, avete aiutato me. Quindi vedere nell'altro la presenza di Gesù. Se riesci a passare dalla mente, quindi da tutto ciò che dici solamente a livello mentale, a viverlo con il cuore, a permettere al Signore, cioè, di entrare da un livello mentale, un livello poi di salvezza interiore, di cuore, di anima, in quel caso non c'è poi scissione tra la messa e la vita. Perché il rischio è che, come diceva Gabbani in quella famosa canzone Amen, ci sia una dicotomia tra il vivere in chiesa e il vivere fuori. Esatto, questo è un grosso problema. Quando scopriamo nell'altro la presenza di Cristo, allora io lo rispetterò sempre, perché lì c'è Cristo, che sia italiano, che sia francese, che sia che venga dall'Africa o dall'America o dall'Asia, che cosa importa? Stai vedendo la frase di prima, quando fate qualcosa con vostro fratello come se lo faceste a me, sarebbe bello anche ricordarsela nell'esatto contrario, ovvero quando non lo fate come se non lo fosse. Certo, c'è scritto nel Vangelo. Sì, perché in un certo senso poi vedi, effettivamente è una bellissima frase questa, perché comunque mette, dato che poi Cristo rappresenta lo Spirito ad oggi, e mette tutti poi sullo stesso piano, perché poi dice se tu pensi a me, quindi non c'è un pensiero diretto di oggi voglio farlo, oggi non voglio farlo. Lo spirito non è un qualcosa, la spiritualità, anzi, scusami, non è un bagaglio che decidi di prendere oggi e lasciare domani per poi cambiare. La spiritualità, almeno secondo la mia opinione,
È così, cioè, è un po' come una cicatrice benevola sulla pelle, ce l'hai e basta, si cresce con quella fortunatamente, anzi. Adesso ho una domanda un po' particolare, nonché l'ultima di domanda, ma di fatto io non ce l'ho questa domanda. Te la spiego. Qual è la domanda che ti piacerebbe ti facessero? Ho pensato, e credo che sia questa, qual è il sogno di un giovane prete? Ah, è un'ottima domanda, è un'ottima domanda, a questo punto io mi accomodo come sono sempre stato e ti chiedo qual è la tua risposta. Beh, ci sarebbe da fare un'altra intervista solo su questa domanda, no, però quello che dico è questo. Il mio sogno è che ci sia nel mondo e nella Chiesa la rivoluzione della tenerezza, riprendendo le parole anche del Papa in una catechesi. Cioè riscoprire proprio la bellezza del volersi bene, del non giudicarsi, dello stimarsi a vicenda, del anche se hai sbagliato ti sono vicino, questo. A partire da me, che a volte sai, quando dici no, devo fare così, faccio così, poi per tutta la società, volerci bene. Ieri abbiamo fatto un bel incontro con i ragazzi su questo tema e sono uscite delle cose profondissime. E quello che sentono di più in questo momento particolare è la voglia di potersi riabbracciare. Io proprio qualche sera fa a messa dicevo commosso, spero di potervi dire presto scambiatevi un segno di pace, perché sembra una frase fatta, no? Scambiatevi. Però in realtà in quel gesto era chiuso tutto, no? Noi prima lo facevamo con molta, cioè, scambiatevi un segno di pace, adesso invece che non diciamo più quella frase, non ci scambiamo la pace, è come se ci mancasse qualcosa. Spero che... Ti posso chiedere una cosa a proposito del scambiarsi un segno di pace? La risposta che mi hai dato è bellissima, anzi un segno, rivoluzione della tenerezza praticamente, perché anche perché è un termine, vedi, di solito quando accanto a rivoluzione si usano termini molto più forti che rappresentano la guerriglia in un certo senso, invece la rivoluzione della tenerezza è secondo me uno slogan, guarda, mi permetto con tutto il permesso, però è anche più forte di porgere l'altra guancia, sai che cosa? Perché di solito uno davanti a tanto odio e davanti a tanta violenza, ad oggi il termine porgere l'altra guancia potrebbe sembrare anzi quasi da deboli. La rivoluzione della tenerezza è la cosa più figa che abbia sentito, Faccio una domanda fuori, questa è una curiosità mia, e come ha sostituito la Chiesa il fatto di potersi stringere la mano? Cioè durante il Covid qual è la regola ufficiale che vi viene data? È stato si omette questo momento. Si omette e basta senza indicazioni? Sì, senza indicazioni. Poi c'è chi magari, qui ho trovato questa bella usanza che la gente si volta con lo sguardo. Grande, volevo arrivare proprio a questo, sguardo, perché sì. Durante la tua messa ho notato questa tua variante. E ti dico, mi ha emozionato per la poesia che ha rappresentato, perché comunque quando entra appunto scambiatevi al posto di un segno di pace, al posto di farlo con le mani, farlo con lo sguardo. In maniera dove tutti si lamentano che gli sguardi sono posati sulle cose sbagliate. Oggi tu hai posato lo sguardo sullo smartphone, domani posi lo sguardo troppo oltre, non guardi ciò che hai vicino, invece tu hai fatto sì che quel giorno lì, guarda, io mi sono emozionato quando l'hai fatto, perché ho visto le persone che si girano e quasi libere da ogni pensiero, da ogni paura di guardare in faccia qualcuno, autorizzato in quel momento da te e quindi per intercessione, diciamo così, da Cristo, l'ho voluta dire, si guardavano e si emozionavano e mi sono veramente molto molto emozionato anch'io, perché erano tutti sguardi, sembravamo un po' tanti giapponesi, tanti cinesi, perché ci guardavamo e c'era quel mezzo inchino così. Ah, è stato, guarda, veramente molto liberatorio. Infatti direi che secondo me sarebbe una regola ufficiale da fare a questo punto. Volevo sapere appunto questo, se era una regola data o te la sei in un certo senso dato che inventata lì. È un modo anche per... Allora facciamo così, visto che per concludere la nostra chiacchierata, diciamo così, intervista, potremmo così farci una mezza promessa. Nel prossimo incontro col Papa, visto che qualche parola è stata cambiata nel Padre Nostro, quindi una rivoluzione c'è anche nel format del fare della messa, potremmo chiedergli questo, magari nelle prossime rivoluzioni, oltre al segno di pace, possiamo mettere uno sguardo di pace. Secondo me è una cosa che rivoluzionerà veramente, veramente tanto, perché se il segno di pace in questi centinaia di anni di storia, diciamo così, piano piano è caduto come importanza di gesto, si fa così, alla veloce, secondo me lo sguardo è difficile che cada, ci metterà altri centinaia di anni, quindi rafforziamo in questo modo. Io ti ringrazio, Don Antonio, veramente perché mi hai donato a me e a chi la guarderà questo incontro, hai donato delle risposte bellissime.
marcate da una semplicità che non aveva bisogno di nient'altro. Questo in un certo senso conferma la persona che ho potuto vedere per qualche minuto, come dicevo all'inizio. La mia speranza è che chi vede questo contenuto qui sappia prenderne tutte le parti in un certo senso migliori, sappia ispirarsi. Infatti una delle parole contenute nel motto di Nova Bay è questo: stupisce, diverte, ispira. Ci hai stupito con il tuo motivo motivazionale, ci hai divertito in un certo senso con la parola della rivoluzione della tenerezza e ci hai ispirato proprio con questa tua calma che hai, con questo tuo modo e con questo tuo modo di credere veramente. Mi stai proprio trasmettendo una fede che va oltre il fatto di dire sono un sacerdote, indosso questo, quindi mi sento tale. Si vede che tu ti ci sentiresti anche nudo in un qualsiasi ambiente, sacerdote e servo di Cristo, diciamo così. Ti ringrazio, non possiamo stringerci la mano, come se l'avessimo fatto. Ci scambiamo uno sguardo. Bravo, uno sguardo. Anche grazie. Voi, grazie.